Non posso credere che Taylor... Ma che cazzo? È meglio andarsene da qui. Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Taylor, non posso crederci. Impossibile. Sono sconvolto per Taylor. È morta, non ci credo. Se Taylor fosse qui, ci obbligherebbe ad andare avanti, a sopravvivere. Ci sarà un modo per fermare la bambina. Forse abbiamo già perso la nostra occasione. Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è, bugiarda e falsa. Costringerla a rispondere. Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Un'altra teoria era bruciare una bambola per cacciare Mary. E sappiamo com'è andata. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Forza, diamo un'occhiata. È chiusa, come questa cazzo di città. Venite a vedere. Hey! È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Beh, è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno.
E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio. Ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina, se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? Stai scherzando! La bambina è più che colpevole! Devi fare quello che ritieni giusto. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minandone l'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza, di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Raccontatemi, c'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che è una vittima anche lei. No, male, molto, molto male. Merda. Ok, e adesso? Non so se ho fatto la cosa giusta. Ma almeno ora sappiamo di poter influire sugli eventi. Ed è positivo, no? Concordi con lui? È andata come ha detto lui. Ma che cazzo? Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo.
Vieni qui. Guarda cosa c'è. È assurdo, cazzo. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più in... E anche loro sono nostri sosia. Ma che cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Non lo so. Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa è reale. Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? E se il tempo si è ingarbugliato? E quelli nella foto siamo realmente noi? Ma hanno circa la nostra età. O almeno sembra. Che sarà successo? L'ha mollato per un altro. Ok. Sentito.
veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! Wow! Oh, merda! Ehi, tutto bene laggiù? Aiuto! Stronzo! Ehi! Trovo il senso. Ma non c'è più.
Professore? Professore? Ehi! Ehi, ragazzi! Daniel! Sei salvo? Per ora, sì. Ma la fortuna mi presenterà il conto. Qualcuno ha visto la bambina, Mary? No, io no. Io l'ho già vista prima. Nella nebbia. Visto? Succedere di tutto. Occhi aperti. La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Amy. Fatemi ciò che volete, ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Oh, nessuno è al sicuro! Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Io non ho peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della serva di Satana. Noi dobbiamo fermarli. Vattene! Dammela! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Il diavolo in lui deve essere schiacciato! Non fermatevi! Il destino di Little Hope dipende da voi!